Questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare, perché la squadra, secondo me, mercoledì, vedendola dall'alto, ha fatto un buon primo tempo. Un buon primo tempo perché abbiamo fatto fino al gol molto bene. Poi, quando c'era diciamo, da difendere, la squadra è rimasta molto corta, ha concesso poco e niente al Cagliari. È normale che dobbiamo sbagliare un po' di meno. E dobbiamo continuare a giocare, cosa che nel secondo tempo abbiamo fatto meno nei primi 20 minuti. Cosa che a Udine ci è capitato meno. A Udine credo che dopo i primi 20 minuti, dove l'Udinese è stata forse colta impreparata alla squadra che giocava con i tre attaccanti, e dopo quando si è rimessa a posto la partita è diventata equilibrata, ma la partita la giocavamo noi. Credo che l'Udinese abbiamo superato due volte a metà campo nel primo tempo, una volta dove abbiamo preso gol. La gestione della palla va migliorata perché tutti bisogna mettersi più a disposizione e bisogna avere un po' più di serenità. È vero che purtroppo il campo di San Siro che tiene molto bene, però dove la palla non scorre molto bene, in questo momento dove la squadra magari ha delle certezze, ma non ha, a volte, soprattutto quando andiamo in vantaggio, come è successo a Bologna, dopo aver fatto molto bene fino al gol del vantaggio, ci viene quasi inconsciamente il fatto di tirarsi indietro e non portare a casa la vittoria, invece cosa che non deve assolutamente succedere, perché come giochiamo i primi 25 minuti possiamo continuare a giocare tranquillamente per tutto il resto della partita. Però c'è dei lati positivi, che la squadra sicuramente quando c'è da difendere lavorano tutti insieme, concede pochi spazi, abbiamo concesso molti meno spazi rispetto a quello che abbiamo concesso al Bologna dopo l'1-0, e questo credo che sia un altro passo in avanti. Però la gestione della palla è una cosa che va migliorata, soprattutto quando si è in vantaggio, che tutto diventa più facile, e anche quando gli altri sono rimasti in 10.